Con mio cugino Piersandro abbiamo più volte pensato di fare una crociera in Croazia. Saputo che Francesco e Brunella sono al comando di un Jeannot 52 piedi ormeggiato da Ancona, li raggiungiamo. Dopo cena alle 21 in punto si parte. Ci mettiamo con la prua al vento ed issiamo le vele. Ok, ci sono. È aperto lo stop. Vai pure, vado? Sì. Con la veloce. Il vento è teso ed il mare è calmo. La rotta è per 90 gradi. Mi dici noi che per esso vediamo i navi sul mare. Benedici. Per l'Italia! Urrà! Urrà! Ah. Questa è la tradizione. Ora possiamo riprendere regolarmente. Alle 5 di mattina siamo in attesa dell'alba. Il sole sorge dietro una catena di monti specchiandosi sul mare. Arriviamo sotto costa ed entriamo nel canale che divide l'isola di Kornat da quella di Dugio Top. Betta ha bisogno di un anticipo di colazione. Gerardo è tornato in cabina e dorme profondamente. Mette la testa fuori un momento per poi tornare in cuccetta a ronfare. Siamo diretti a Sali per svolgere le pratiche doganali di ingresso. Arrivati nel porto, cerchiamo di affiancarci alla banchina vicino al molo per poter ripartire velocemente. Partiamo e costeggiamo l'isola di Kornat. Poco dopo ci fermiamo per il bagno ed il pranzo. Proseguiamo la navigazione nel Parco delle Incoronate. Il paesaggio è surreale. Le isole di roccia chiara sono ricoperte da pochi fili d'erba e qua e là da striminziti arbusti. Alle 17 ci ancoriamo davanti all'isolotto di Zakan, in una baia in mezzo ad altre barche. Betta e Gerardo si sfidano in un duello a burraco, mentre siamo allietati da strani canti che provengono dalla barca vicina. Il giorno dopo alle 8 colazione per tutti, mentre Mariangela ha iniziato da tempo la giornata con una nuotata. Alle 9 motori in moto, si parte. Usciamo dalle Incoronate e proseguiamo la nostra navigazione verso sud-est. L'esercitazione della giornata prevede la salita di un membro dell'equipaggio in testa d'albero. La volontaria è Mariangela. Davanti allo sguardo perplesso di Betta, comincia a salire. L'altra cima che corre lungo l'albero, se vuoi, per tenere. Quella bianca e gialla. Vai, vai! Vai. Non siamo, siamo qua delle crocette. Vai, vai! È ancora convinta? Vai! C'è un panda! C'è un panda! E vado, È attaccata come un panda! Tagliata! Stiamo cercando di tagliarla, tieni forte. Vuoi venire giù un po' alla volta o tutto in un colpo? Ok. Ora, senza le gambe. Vai, continua, vai giù. Posso rilasciare una dichiarazione? Confesso che ho sempre sofferto di vertigini. Ma nessuno ci crede. Arriviamo nella baia di Tratiska, nell'isola di Zirke. E schiaccia un pisolino.
coordini i gruppi che ci vanno a terra, quelli che vanno a fare il nocco, li gestisci. Dove vai sul canotto? Là? Bene. Bagno e pranzo a base di pesce. Proseguiamo la navigazione col vento in poppa, diretti a Primosta. Il sole del tramonto illumina il paese che si trova su un piccolo promontorio. Ci ancoriamo in rada e scendiamo a terra col tender. Una breve passeggiata e raggiungiamo la chiesa. A fianco il cimitero. La vista del mare è molto suggestiva. Alle 8 la barca si anima e facciamo festa alla colazione preparata da Brunella. Salpata l'ancora ci dirigiamo a sud costeggiando. Gerardo e Betta hanno ripreso la sfida a burracco. Cristiana e Mariangela sono impegnati ad abbronzarsi a prua. Entriamo in una profonda insenatura e ci ancoriamo. E tutti si tuffano per un bagno. Alle 14 ripartiamo. Da Osiris le scendeva le scale. Lo so, invece... Non sei quando? Le salgo. Mancanza d'altro. Vogliamo arrivare presto a Droghir per occupare un posto in banchina accanto alla città vecchia. Dopo una notte in navigazione, un'altra in baia e la terza in rada, vogliamo sentirci liberi di scendere a terra quando più ci piace. Arrivati in porto, ci ormeggiamo di fianco alla banchina davanti al centro di Troghir. Anche se il molo appare vuoto, ci spiegano che abbiamo occupato l'ultimo posto disponibile. Gli altri erano tutti prenotati. Alle 18 sbarchiamo e ci addentriamo per le strette vie del centro. Arriviamo alla piazza. Bella la cattedrale e il suo interno. Il bagno è
la mamma del Papa era lituana, estone, la nonna, cos'è, insomma. Sì, noi, sì, quando siamo andati lassù, ci hanno fatto vedere dove ha vissuto il Papa. Neogranice. Saliamo sulla cima del castello del Camerlengo. Ammiriamo la vista del canale e dei tetti del paese. Alle 9 si parte diretti all'isola di Brac. Entriamo nell'insenatura di Vucice e ci ormeggiamo legando una cima ad una boa di fianco ad una decina di barche e poi bagno. Soffia una leggera brezza, salpiamo a vela. Usciti dalla baia troviamo solo 4 nodi di vento, rimettiamo a motore. Poi il vento torna, è su per i 10 nodi ed apriamo le vele. Ci dirigiamo verso la punta Pellegrin dell'isola di Gvar, per arrivare alla città che dà il nome all'isola ed è situata nell'estremità ad ovest. Ci ancoriamo davanti al porto e scendiamo a terra. La grande piazza che si trova a fianco dell'arsenale e sul fondo la cattedrale. Iniziamo la ricerca dello scalone che porta all'ingresso della fortezza che domina la città. La salita è impegnativa, ma ne vale la pena. Il panorama illuminato dalla luce del sole al tramonto è incantevole. Il rientro a bordo presenta qualche difficoltà. Guarda che agilità! Voilà. Alle 9 salpiamo l'ancora. Ci dirigiamo verso una delle baie dell'isola di Clement, una delle isole Spalmadori.
Facciamo una passeggiata percorrendo un sentiero in mezzo a rosmarini, ginepri, corbezzoli e lecci. Il vento tende al traverso ed è rinforzato. Issiamo le vele e piano piano guadagniamo l'uscita della baia. Michele è al timone ed è sparita dal suo viso l'aria annoiata che aveva negli ultimi due giorni. Pier Sandro è alle manovre. Con un paio di bordi riusciamo a metterci in rotta per 330 gradi diretti alla nostra meta. Alle 18 entriamo nella baia di Sesula sull'isola di Solta per ancorarci e passare la notte. Terminata la cena, si apre di nuovo la bisca e il banchetto delle zanzare. Alle 9 Brunella salta l'ancora, dopo aver recuperato col canotto la cima messa a terra. Partiamo diretti a Spalato. Ma avremo il tempo di fermarci nuovamente per il pranzo e di fare un tuffo in una nuova baia. Alle 10.30 giungiamo alla baia di Nekuyama. Calata l'ancora, Brunella si tuffa per portare la cima d'ormeggio a riva. Ci tuffiamo anche noi per raggiungere la riva e fare due passi. Quando scende di nuovo, dai. Alle 13 salpiamo. Non facciamo a tempo a lasciare l'ormeggio che tre imbarcazioni sono pronte a litigarsi il posto che sembra molto ambito. Rotta per 40 gradi per l'ultima tappa della nostra crociera. Siamo partiti in fretta ed ora Brunella deve lavare i piatti in navigazione. Bette e Gerardo, terminate le sfide a burracco, si sono stesi in cuccetta. Alle 14.30 entriamo in porto ed attracchiamo la marina in uno degli ultimi posti liberi davanti alla banchina. Salutiamo Michele e Cristiana che partono subito. Ciao Michele, ciao, bacione, buon divertimento per il resto. Piersandro e Mariangela li accompagnano, mentre noi ci dirigiamo in centro per prendere contatto con la città e poter rifare domani la visita con più cognizione di causa.
piazza Narodni, con la torre dell'orologio e il palazzo comunale. Entriamo nel palazzo di Diocleziano dalla porta ferrea. Arriviamo al peristilio. A fianco il mausoleo, ora cattedrale di San Doimo. Criptoportico che congiunge il peristilio con la porta Enea che dà sul mare. Alla facciata meridionale del palazzo. Il lato a destra. La porta del lato est. Il lato nord. Finito il giro di perlustrazione, torniamo in barca. È arrivato il momento di sbarcare. Salutati Francesco e Brunella, proseguiamo la visita di Spalato e saliamo sulla torre campanaria della cattedrale. Il vestibolo del palazzo di Diocleziano. Di nuovo la piazza Narodni, le strette vie attorno e dentro al palazzo. Il Tempio di Giove trasformato in battistero. Entriamo nei sotterranei del palazzo. Ci fermiamo a mangiare in una pizzeria che si trova in un palazzo di stile veneziano, vicino alla porta nord. Ormai è ora di partire e ci avviciniamo all'imbarco. Recuperiamo i bagagli e ci mettiamo in fila. Con mezz'ora di ritardo saliamo sul traghetto. Alle 17:30, mollati gli ormeggi, si parte.
sbarchiamo il pilota e ci dirigiamo in mare aperto. È stata una crociera molto bella e siamo stati fortunati per il tempo. Mai una nuvola, vento nei momenti giusti e mare sempre calmo. Che ne dici, Piersandro, se quest'inverno raggiungessimo Francesco e Brunella ai Caraibi?